Aspettiamo che entriate. Buongiorno. Ecco, Roberta, la prima. Un bacio, fantastica. Ciao a tutti, benvenuti. Siamo insieme ancora per la terza volta il venerdì con me. Proviamo a fare un po' così, la danza classica. Ci addentriamo dentro questo mondo magico. Allora, grazie di essere qua, eh? Bellissimo. Un bacio, saluto tutti. Saluto, saluto. Ciao Anna, ciao Elisabetta, ciao a tutti. Allora, io vorrei incominciare con voi, come abbiamo sempre incominciato, però ho cambiato un pochino la combinazione. Ok? Quindi sempre partendo dalle spalle, dall'apertura della schiena, che per me è importantissimo, avremo i nostri movimenti in andeor delle spalle, ruotiamo bene le spalle per 4 volte in andeor, con le due mani insieme. E questa volta andiamo subito 4 volte in andedam. La combinazione è la stessa rispetto alla scorsa settimana, ma facciamo andeor e andedam di seguito, quindi 2 volte andeor il braccio, grandissimo spazio, 2 volte andedam, braccio destro, 2 volte andeor il braccio sinistro, mi vedete? Attenzione alla spalla contraria, non deve seguire, dovete rimanere bloccate. E 2 volte andedam. Avremo 4 volte tutto il cerchio, ok? Tutto il cerchio, 4 volte in andeor, 4 volte in andedam. E adesso saremo arrivati ai nostri mitici Port de Bras Lago dei Cigni, il primo piccolo. Se volete potete anche pensare di fare un piccolo relevé per sentire l'appoggio proprio sulle 10 dita. Piccolo relevé, resisti, scendi. Un pochino più grande, resisti e scendi, e grande, resisti e scendi, e grandissimo, e scendi. Ancora 2 grandi, il quinto, il sesto, e poi andremo a terra. La parte a terra mi serve per lavorare gli obliqui, gli addominali e mobilizzare un po' le anche, per cui ci stenderemo a terra e avremo 8 tempi. Guarda, allunga la gamba destra, vai con la gamba sinistra e incrocia. 8 tempi, ok? Stessa cosa con gamba destra, incrocia, cerca di appoggiare il ginocchio a terra e mantenere la spalla contraria a terra. Ritorniamo. Adesso avremo dei développé in andeor e in andedam. Développé fino al ginocchio, porto il mio ginocchio su. E fletto, non appoggio mai la gamba, arrivo fino all'altezza del malliolo. 4 con la gamba destra, flex e resisti. 4 4 con la gamba sinistra e poi ricominceremo andedam e quindi saliremo flex per stendere verso il ginocchio, enveloppé, flex ginocchio, 4 a destra, 4 a sinistra. Andiamo come sempre accompagnati dalla musica. Prego. Due tempi per ogni corde brava. E andiamo. Uno, apri schiena. Forti fianchi e le spalle, 3, 4, andiamo, hop, lungo, andiamo, lungo e raggiungi il soffitto e la parete dietro di te, sinistra, andiamo, parete, soffitto, scendo, hop, due braccia insieme e su e allungo e apro la schiena. Vita stretta, respiro, 4, ancora 1, e adesso andiamo, 1,
e si appiattiscono, escono, riporto. E adesso dai gomiti, dai dorsali, piccolo. Due. Con un piccolo rilevo se volete. Scendi. Più grande. Scendi. Grande. Ancora più grande. Su, raggiungi il cielo. Scendo. Gomito. Scendo. E adesso andiamo a terra. Attenzione. Gamba sinistra prima, ginocchio. Due, rimani. Quattro, rimani. Senti bene gli addominali di qui che rientrano. Scendi. E altra gamba. E torniamo. Pronti due gambe insieme? Stesissimo, bene, provate ad alzare leggermente tenendo stomaco forte, schiena drittissima, spalle giù, teniamo bene, allunghiamo tutta la muscolatura posteriore della nostra gamba, perfetto, siamo pronti per attaccarci a una sbarra come tutti i giorni della nostra vita. Tolgo il bellissimo tappetino e andiamo. Allora, simile, i passi sono gli stessi, ma combinazione diversa. Quindi, proviamo, siamo in sesta posizione, due mani alla sbarra, eh? Voglio fare i rilievi cambiati, questa volta saranno 16 di seguito, quindi destra, sinistra, 3, 4, hop, 6, destra, 8, destra, 2, 3, 4, 5. 6, finisco sulla destra, sull'8 chiudo, 16 tempi, plie, mezza punta e 3 e 4, plie, mezza punta, 7, 8, relevé, scendo, relevé, scendo, relevé, scendo e apro in prima. E adesso andiamo a fare il nostro Batman Tambi avanti, 1, flex, 2, punto, 3, flex, 4. Punto 5, flex sul demi-plié, ruoto benissimo, giro il tallone, ritorno con le ultime tre dita, chiudo, stessa cosa a sinistra, up, punto, fletto sul demi-plié, punto, chiudo, dietro, 1, 2, 3, 4, 5, demi-plié 6, ritorno 7, 8, avremo Batman Dali, 1, chiudo 2, 3, chiudo 4 come l'altro giorno, 5, tam lie, apro bene, ginocchia, mantengo la schiena, non mi accascia, mantengo la schiena, trasferisco il peso, vado a sinistra, stessa cosa, ok?
Chiaro, incominciamo con 16 relevé cambiati. Relevé sulla mezza punta, prima passando dalla mezza punta, poi tesi e poi la nostra sequenza di battement tendu con i flex. Prego. Primo esercizio, due mani alla sbarra. Iniziamo con il demi-pied. Attenzione, inizio oggi con due mani alla sbarra, ancora. Due mani alla sbarra, andremo sulla seconda posizione. Iniziamo con un gran plié, quattro tempi, quindi demi-pied 1, approfondisco 2, ritorno 3, 4, rilevo 5, piego sulla mezza punta, portatemi i talloni avanti, ruotatemi il bacino, coccige perpendicolare al pavimento, addominali altissimi, appoggio tallone, estendo. E andiamo di lato, flessione. 2 sulla seconda posizione, e 3, e 4, e ancora sul battement tendu, sempre verso la gamba di terra. Mi giro, prima, anche qua, gran plié, 2, demi plié, 3, 4, rilevo, braccio da fuori, demi-plié, 5, appoggio i talloni, hop, estendo, una flessione in avanti, e 2, attenzione, 3, esci battement tendu davanti, 4, e andiamo cambre derrière, 6, 7, quinta posizione, demi-plié, estendo, demi-plié, estendo, gran plié, e 6, e 7, e 8, e flessione in avanti, e 2, 3, 4, e andiamo, 7, 8, piccola codina, 2, e andiamo, sinistra, ci siete? Seguitemi, eh? Va bene, incominciamo. Due mani alla sbarra e ci prepariamo in seconda. Gran plié, 3,
appoggio, stendo e vai, lato, due, torno, con back mantenendo attenzione alla spalla, in prima gran piede, respiro, appoggio tallone, semplici questi plie, però ci servono proprio per scaldare, aprire le anche e mantenere la schiena corretta nella posizione. Ricordatevi sempre, nel demi-plie la sensazione che il centro della testa salga, e la spina dorsale si deve allungare, mentre c'è la pressione contro il pavimento, la spina dorsale allunga. Allora, andiamo su un primo battimento in prima posizione, che è molto semplice, ok? Una mano alla spalla, teniamo il braccio in preparazione per la prima sequenza, che è mezza punta, punta, mezza punta, tallone. Demi-plié su due gambe, quando esco porto braccio e piede insieme, guarda, 6, ritorno 7, 8, fuori 1, 2, fuori 3, 4 e 5 e 6 e 7. 8, 2 lenti, 4 veloci e andiamo, braccio in preparazione, 1, tutto in down e 3, 4, demi plie, schiena, sale, quello che abbiamo detto prima, braccio e dita insieme, stacco 7, 8, 2, lenti alla seconda, 4, veloci col tempo dentro, plie, mezza punta, codina solita, rollevo, estendo, apro braccio, adesso giro in and down, resisto nella discesa e non cadete, resistete mentre flettete, appoggiate i talloni, 6, 7, 8, ritorno schiena drittissima, spalle giù, 2, 3, ruoto in prima, 4, rilevo, chiudo, quinta, giro, sinistra, solo questo, semplicissimo, mezza punta, mezza tallone, plié. Abbiamo il peso su due gambe nel plié, adesso dobbiamo portare, trasferire il peso sulla gamba di terra, portare l'andeor della nostra gamba in avanti, stacco dalle dita, ritorno sulla gamba di terra e chiudo. Due lenti, quattro veloci alla seconda. Prego. Primo battimento al dio. E... Thank you.
bene. Ecco, e anche questo primo tanduir abbiamo fatto. Insisto sempre nel dire che è molto importante la sensazione del piede sul pavimento, eh? Veramente è come se voi doveste spazzolare il pavimento ogni volta e prendere la forza con tutto il piede, non solo con le dita, eh? Tutto l'avampiede, l'arco del piede, il tallone striscia per dare più forza e più dinamica e più lunghezza alla posizione del piede che si raggiunge nel battement tendu e della gamba stessa. Adesso lo facciamo in quinta. Volevo, come dire, mettere insieme la coordinazione delle braccia con le gambe. Quindi avremo, è semplicissimo, 4 battement tendu davanti e 4 dietro, ma col port de bras. La prima volta quando veniamo da davanti e il port de bras da dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adesso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attenzione, 1, tallone 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pausa 7, pausa 8, ok? Ci siete alla seconda, battement tendu, tallone, ritorno, sono battement double e 3 battement tendu cambiati sulla quinta posizione. Da dietro faremo la stessa cosa, ma il port de bras viene da fuori, ok? Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, fermi, 7, 8, piccola codina, coude pied, sviluppo, chiudo, piccolo de l'opé, piccolo de l'opé, piccolo de l'opé, coude pied e 2, retire e 4, rilevo, pancia, quinta, déterminé, pronti per sinistra, prego, e dalla gamba di supporto. Bene, ci siamo. Adesso vi propongo il cloche, no il cloche, gli jeté, ma avremo un cloche all'interno. E la coda è simile a quello che abbiamo fatto adesso. Adesso abbiamo proposto il développé,
fuori. Adesso proponiamo l'enveloppé, quindi la gamba esce tesa e ritorna sul coup de pied e rientra in quinta. Mentre il développé iniziamo dalla quinta e sviluppiamo fuori, l'enveloppé iniziamo dallo jeté fuori, torniamo sul coup de pied e scendiamo. La prima parte è semplice, solo da ricordare, perché abbiamo un piqué da avanti, seconda e dietro e cloche. Da avanti, seconda e dietro e cloche. Da avanti, seconda e dietro e cloche. Da avanti, seconda e chiudo. Pausa. E 1, e 2, e 3, cloche 4, 5, 6. Attenzione, arrivare nelle posizioni. Dietro, hop, yan e cloche e dietro e seconda. Chiudo, rimango. Adesso parliamo degli enveloppé. Fuori, apro subito il ginocchio e passo attraverso la mezza punta per chiudere in quinta. Fuori, hop, chiudi. Fuori, up, chiudi. Fuori, up, plie. Abbiamo ritiro 1, ritiro 2, ritiro 3, siamo in relevé. 4, tombe sul coup de pied. 5, schiena, guarda. 5, scapola forte. Pancia dentro, talloni in avanti. Pas de bourrin tourna, lascia la testa nel pas de bourrin tourna. Lascia la testa, pas de bourrin tourna. E 7, e ricomincia a sinistra. Picche, 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 croce, picche, 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 croce, picche, picche, quinta. Tutto a metà, enveloppé, incrocia, ritira sul rollevé subito questa volta, tombe, pas de bourrin, en tournant. Prego, jeté. L'avete riconosciuta? Oh, è sempre la nostra fantastica pianista dell'Accademia che ci accompagna. Benissimo, riposiamo un attimo, anch'io, darò un goccio d'acqua. E adesso andiamo a fare il rond de jambe. Inizierei con un demi-rond per rond de jambe. Per demi-rond, per rond de jambe. Attenzione a passare tutto attraverso le carte, seconda e carte, dietro, dietro. Non finite il rond de jambe lateralmente. La gamba deve arrivare e incrociare e sentire una controforza con la gamba e la spalla di supporto, ok? Quindi semplicissimo. Iniziamo con la preparazione e dietro. Prima cosa, demi-rond second e rond de jambe. Vedete come bisognerebbe lavorare il tallone in avanti, mantenerlo in avanti e rond de jambe due volte. 4 di seguito, 5, 6, 7, 8. Adesso lo stesso discorso che abbiamo fatto prima con i cloche, adesso è con l'enveloppé, abbiamo già studiato tutto. Piccolo, enveloppé un pochino più alto. Grandissimo Batman, questa volta arriviamo sul demi-plié, sviluppo 7 e passo avanti 8. Devo venire leggermente in avanti, se no non ci sto. Tutto on the down. 1, rond de jambe 2, demi-rond 3, rond de jambe 4, rond de jambe 5, rond de jambe 6, rond de jambe 7, rond de jambe 8, cloche enveloppe,
2, leggermente più alto. 4, altissimo. Plié, sviluppo in avanti. Chiudo, semplicissimo, fondi sul croisé. E 2, 3, 4, piccolo cambré. E 6, e 7, 8, prendiamo piede alla mano. E 2, andiamo là, 3, e 4, e scendiamo. E 6, e andiamo. Sinistra, va bene? Molto bene. Adesso a scaldarci un pochino anche le anche, con questo piede alla mano. Ora oggi non vi voglio proporre i fondue, faremo un'altra cosa. È un esercizio che studiavo tutti i giorni quando ero ragazza con un maestro americano fantastico, Alexander Floris. L'ho un po' cambiato, però volevo proporverlo, perché mi piace l'idea di poter trasmettere comunque degli esercizi di maestri importanti, ok? Allora, io ve lo propongo a 45 gradi, perché non voglio troppe responsabilità, no scherzo, a 45 gradi, ma se voi potete farmi il Batman a 90 gradi, oltre i 90 gradi, e poter mantenere l'altezza durante il vostro demi-rond dietro, felicissima. Provateci. È semplice, è molto squadrato, è molto semplice. Abbiamo solo, guarda, siamo sulla seconda posizione, così come abbiamo iniziato la sbarra oggi, ok? Quindi nella preparazione andremo in seconda. E iniziamo a fare senza alzare le spalle, senza piegare le ginocchia. Il ginocchio è fortissimo, è dal vasto mediale, dal quadricipite. Saliamo un relevé, relevé, demi-plié, relevé, demi-plié, relevé, demi-plié. Adesso relevé, stacco su una gamba a 45 gradi alla seconda e appoggio tallone 8. Demi-rond 1 e 2. Demi-rond 3 e 4 la seconda, demi-rond plié arabesque e 6 e chiudo.
8. Stessa cosa a sinistra. Rolleve 1, piego 2, rolleve 3, piego 4, rolleve 5, piego 6 e da lì, dalle due gambe, stacco e appoggio. Demiron, 2, demiron la seconda, 4, demiron con plié, se volete alzare la gamba nel plié, approfondisco, attenzione, facciamo la stessa cosa, chiudiamo e ci giriamo velocemente sull'altro lato. Faremo la stessa cosa, rolleve, demi-plié, rolleve, demi-plié, rolleve, demi-plié, rolleve, batman. Demi-ron in avanti, 2, mantieni il tallone under, demi-ron alla seconda, sempre gamba tesa. Adesso demi-plié, chiudi, seconda. Ok, demi-plié, potete alzare la gamba quanto volete, senza lasciare la schiena, chiaramente. Bene, andiamo. Dalla quinta posizione andiamo sulla seconda. Pli e rolleve. Pli, attenzione, batman, appoggio il tallone. E carte derrière. Dieci. Demiron. Secondo, vuoto. Mantenere veramente la schiena il più possibile forte, non deve cedere mai nel plié, tutta la lezione è su questo, sull'allungamento e sulla forza della fascia addominale, lombare, dorsale durante il plié. Va bene, non abbiamo mai fatto le ronde de jambe con retiré. E oggi facciamo il rond de jambe. Mi fai sentire la musica? Penso che siano dopo il frappè, invece facciamo subito il rond de jambe all'air. È mazurka. E su, scendo. Su, scendo. Fuori di quel scendo. Rond and out. Rond. Chiudo. Da dietro. Avanti. Avanti. Attenzione, e doppio, chiudi, doppio, chiudi, piede, turne, su, chiudi, su, chiudi, fuori, round, round, chiudi, su, scendo avanti, ritire, scendo dietro, degage, de là, de là, veloci. Doppio, chiudi, doppio, chiudi, dégagé. Proviamo a rimanere anche un pochino in equilibrio, quinta posizione, stacchiamo le mani dalla sbarra. Va bene? Lo rifacciamo insieme una volta. Sono due ritiri cambiati, batman alla seconda, due ronde de jambe all'air e chiudi. 1, 2, 3, 4, batman 5. Ronde jam 6, ronde jam 7, chiudi 8, adesso c'è la piccola coda, un doppio, 2, andeo, un doppio andeo da, 4, un doppio andeo, quinta, dégagé, sinistra, prego, e...
orecchie lontane, mento lontano, gomiti sostenuti, naso, respira, scendo giù. Grazie. Molto bene. Andiamo a fare l'adagio. Abbiamo già fatto un piede alla mano e quindi proviamo a farlo di nuovo, questo piede alla mano. Se riuscite a tenermi la gamba, meglio. Io inizierei sul gran pie, in quinta posizione, però con bellissimo port de bras 2, port de bras sul demi-plié 3 e 4. Prendo ancora 5 e 6 e 7, 8. Vado di lato, 2, vado indietro, 4, rilevo, 6, stacco 7, 8. Ambito per 1, guardate, apro braccio, attenzione, 2, facciamo promenade, appoggiamo il tallone, 4, di nuovo giù, più veloce però, 5, 6, cambrai 7, 8, e adesso, guarda la destra, e 2, pancia 3, 4, ritorno, 6, chiudi 7, 8, va bene? Chi può, invece che piede alla mano, può fare développé davanti, plie, demi-rond, 8, tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4, rilevo, 6, développé 7, 8, ci siamo? Prego. Gran plie bellissimo. E grande. 2, 3. Tutto il cerchio. E hop. Piede. Andiamo secondo. E tieni. 2, un pochino di cambrare in aria. 4, e andiamo sopra le 5. E promenade, apri braccio, lascia schiena, lavora le gambe di terra, attaccate alla sbarra e veloce. 5, 6, cambra in aria. Porta bellissimo per arabesca. 2, pancia, stendi ginocchio dietro, torna schiena, appoggio. Prepara sinistra e dai, grande, 3, un po' di braccio, 4, prendi il piede, ritira, up, sono la seconda, andiamo, spingete verso la sbarra, 2, apriamo la schiena, un piccolo cambrè, e rilevo, tutto. Adesso andremo a fare l'ultimo sforzo, ok? L'ultimo sforzo alla sbarra, che sono i nostri soliti grand battement. Li facciamo su tempo di mazurka. Ne abbiamo due davanti, grand battement e grand battement
Batman Tandio la seconda, no? Gran Batman Tandio la seconda, che chiude davanti per Gran Batman alla seconda e vado dietro. Mi metto così perché ho paura di non starci. Gran Batman, Gran Batman, seconda, chiudo dietro Gran Batman e chiudo. E adesso, per sciogliere le anche, piccolo avanti, cloche in attitude, piccolo dietro, e 3, 4, 5, 6, steso 7, steso 8, il relevé, e 2, piccolo cambré per aprire la schiena, e 4, apro braccio, giro, 7, 8, ci siete? Semplicissimo, 2 davanti, un Batman Tandu, non cambiato la seconda per Gran Batman, 2 dietro, Batman Tandu, Gran Batman, cloche, cercate di essere graduali, proprio per sciogliere definitivamente l'anca, quindi attitudine avant, attitudine arrière, en avant, en arrière, il piede spazzola, spazzola, teso, teso grandissimo, forte un relevé, quinta, porte bras, importante, spalla giù, piccolo cambré, solo per aprire la schiena, apro, détourné, prego, Gran Batman. Se avete bisogno, allungate un pochino, aspettate che prenderà, allunghiamo un pochino, polpacci, da una parte, dall'altra, stretching del quadricipite, provate a farlo anche senza magari la sbarra, sentire l'equilibrio, Io mi sento abbastanza morbida adesso, mi sento abbastanza calda, quasi pronta. Un buon esercizio, una volta alla settimana, dai, sforziamoci, facciamolo. È importante. Apriamo bene, guarda, le mani si devono prendere bene dietro alle spalle, tra le scapole, le dita. Abbiamo sempre un lato diverso dall'altro, guarda, con questo faccio più fatica. Cervicale, costole, la vecchiaia, no, giovanissimi, siamo tutti giovanissimi e in formissima. Andiamo avanti, vi mostro un piccolo esercizio di Batman Tandu al centro, sempre prendendo ispirazione un po' a quello che abbiamo fatto oggi alla sbarra. La sposto un po', ok. Io farei 4 Batman Tandu davanti, non nelle pose, ma col port de bras. Quindi il primo, il secondo, il terzo, il quarto. Apro braccio, gamba dietro, e 7, 8. Attenzione, dégagé, pas de bourrée, senza coup de pied, voglio vedere dal dégagé alla seconda. Quinta, sposto la gamba davanti, cambio gamba. Proviamo a rimanere sulla mezza punta e trembo a te. Quindi, e 1, e 2, e 3, e 4, cambio dietro, dietro, 7, 8, dégage plié, 1, 2, pas de bourrée,
4, attenzione, senza veramente saltare, ma per incominciare a prendere un pochino di spinta delle dita, un piccolo chapeau, changement e preparo. Trucchetto, plié, pas de bourré, échappé saltato alla seconda, chiude la gamba sinistra davanti, changement, ok? Voilà, abbiamo, ci siamo, andiamo con la musica, 4 battements tendus, dalla quinta fase. 6, 7, 8 e plié, pure a boite, plié, hop, e preparo, e 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 dégagé, pas de bourré, a boite, plié, échappé, changement. Io lo rifarei una volta, lo farei una volta, però lo facciamo sugli jeté, la stessa cosa, ma jeté davanti e jeté dietro. Proviamo. E... così ci rilassiamo un po' e ci salutiamo, dandoci poi appuntamento la prossima volta. Va bene, ho il fiatone. Ok, allora, siamo sulla prima posizione, rilassiamo. Potete utilizzare le braccia come no, mi serve che recuperiamo il centro, anzi, grand plié in prima posizione senza le braccia. Lasciamo le braccia alla seconda posizione, ok? Per recuperare il centro e continuare questa idea della spina dorsale che sale, mentre noi pieghiamo. Quindi avremo 4 tempi di grand plié, ci fa bene. Rassoda muscoli, glutei, ci tira su. Plié 1, allunghiamo i tendini. 2, sono in grand plié. 3, ritorno 4, un piccolo allongé. Il naso va sulla mano destra, flessione in avanti, 5, 6, ritorno, 7, apro braccio, 8, vado di lato con mano destra, 1 e 2, ritorno, 3, chiudo, guarda, con una piccola torsione, sono sulla prima, una piccola torsione sulle fasse, 4, tagli il primo arabesque, gamba destra dietro, 6, se volete provare ad alzare la gamba, balance, 7, ritorno in fase, 8, grand plié ancora 1, 2, 3, 4, flessione ancora in avanti, ma la longe, il naso sarà sulla mano sinistra, teniamo i gomiti, curiamo le mani, non le giriamo, curiamo le mani, gomiti and the or, mani and the down, apro, mano sinistra, flessione di lato, ritorno, faccio la mia, hop, piccola torsione, primo arabesque, plié, pas de bourré, finito. Anzi no, possiamo fare un piccolo equilibrio sulla quinta posizione, prima gamba davanti, poi cambiamo gamba e inchino. Vediamo, prego. Teniamo braccia, schiena, apro ginocchio, sostengo, tre, e mi
stai, stai equilibrio, 2, 3, 4, ancora, plie, cambio, rilevo, stai, equilibrio, chiudi, controlla corona e adesso inchino, passo, passo, giù. Molto bene, grazie. Anche oggi abbiamo finito. Spero che siate riusciti a seguire bene, anche se non seguite, mi fa molto piacere che abbiate un bellissimo approccio, spero, con la danza. Ogni volta continuerò a dire seguiamo la danza classica. Un abbraccio, un bacio, a presto!